Buona visione delle partite del Prata Volley da Alta Badia, gioiellerie, orologerie e basso, Demar, Pizza Mania Prata di Pordenone, Cucine 90, Folladore, il chicco e la spiga, Orchidea, fiori e idee a Prata di Pordenone, Cantieri Marina San Giorgio S.P.A., Cattolica Assicurazioni, sedi di Oderzo, Treviso e Belluno, Gori Wines, Passerotto, Viteria 2000, Viteria ed Utensileria. Clamorose sorprese, pertanto sabato prossimo qui a Alta Labrata sarà il grande spettacolo e vi attendiamo tutti numerosi anche di più per sostenere i colori dei Passerotti di Prata. Ricordatevi sabato prossimo 20:30, Gori Wine contro Alta Inox del Portoviro, lo scontro, la partita che vale una stagione, partita tra le due formazioni che testa del girone. Nel frattempo qui siamo già sul 2-0 in 40 minuti di gioco. Set di questo Gori Wine Sloga Tabor Televita. Gori Wine alla nostra sinistra, Sloga Tabor alla nostra destra. Saranno questi ultimi ad iniziare il gioco nel terzo set. Ultimi accordi, ultimi consigli. Va Luis Batovaz al servizio. Questa volta della Sloga che, come nel secondo set, si porta a casa il primo punto del set. Palla nuovamente per Luis Batovaz. Non sbaglia Gianluca Saraceni. Riporta subito il match in parità. Al servizio Luca Calderan. Sorpresa la difesa della Gori Wine sull'attacco di Dornando. Recuperata al limite la palla da parte della Gori Wine, che poi riesce anche a strappare il punto agli avversari e rimettere il pareggio il set.
Ivanovic. Ivanovic per il terzo punto. Triestino. Al servizio Roberto D'Orlando. Ace per la Sloga Tabor. Rimette le cose in ordine Rampin, riprendendo il possesso palla e riportando la squadra sul meno uno. Al servizio proprio lui, Giacomo Rampin. Attacco dalla seconda linea per Antonino Iaccarino, che sfrutta l'indecisione dei padroni di casa. Si porta a casa il quinto punto. Al servizio la volta di Nikola Ivanovic. Sporcata dalla rete la battuta, prontamente risponde la Goriwan con l'attacco di Norbedo, che però non viene contenuto dalla difesa dello Sloga. 4-5 con Della Corte al servizio. Attacco morbido di Umek a scavalcare il muro pratense. Si riporta sul più 2 la squadra triestina. Ci credono fino in fondo. Attacco schiacciata da parte di Iaccarino per lo Sloga, non contenuto dalla difesa dello Goriwan. Sollevata la palla. Quindi 5-7 punto che torna al Goriwan con al servizio Nedialco dal Cerro. Ci pensa Marco Norbedo a dare la stoccata vincente sulla risposta al servizio di Nedialco, che si riporta in battuta. Recupera la palla e c'era, fa prendere anche il punto lo Sloga Tabor con Samuel Princi. Si riporta sul più 2 con al servizio David Umek, anche lui giovanissimo, 20 anni.
quindi la battuta, la schiacciata di Gianluca Saraceni, piega le mani alla difesa dello Sloga. Sempre lì anche questo terzo set molto equilibrato, Norvedo al servizio. È lunga la battuta di Norvedo. E di nuovo Luis Vatovac che va a servire. Lungo anche il servizio di Vatovac. Rende il favore, il regalo fatto poc'anzi dal numero 2 della Gori Wine. E adesso in battuta Gianluca Calderano. Luca Calderano. E il muro di Rampin della corte è praticamente impenetrabile. Gori Wine che va a pareggiare 9-9. Luca Calderano nuovamente al servizio. E fuori la risposta della Sloga. Gori Wine che si porta in doppia cifra, 10-9. Sempre con Calderano al servizio. Gianluca Saraceni per il quarto punto consecutivo da parte della Gori Wine. Time out, allora facciamoci sentire dalle tribune perché vi sento un po' spenti questa sera. Per la ripresa del gioco, per il servizio. Fuori l'attacco dello Sloga. Più 3 della Gori Wine. Sempre con Luca Calderano a dare il via al gioco. Piega le mani l'attacco di Luca Gianluca Saraceni. Sesto punto consecutivo per gli uomini di Sturam. Calderano. Toccato l'attacco di Giuseppe Della Corte. Piucci, chiamato nuovamente il timeout sul più 5 da parte della Gori Wine. Thank you.
sporcata dalla rete, ace per Luca Calderan che mette fuori gioco la difesa dello Sloga. E questa volta si interrompe a 8 la serie positiva della Gori Wine. Palla che torna nelle mani di Iaccarino. Iaccarino che si fa subito, prende in carico la squadra per riportarla sotto. Ci prova Iaccarino, ma questa volta la Gori Wine si organizza meglio, risponde prontamente all'attacco e si porta a casa il punto numero 16. Toccato dal muro l'attacco dello Slog. Rimane sempre lì attaccata la squadra triestina, rimane in scia e al servizio Roberto D'Orlando. È lunghissimo il tentativo di sorprendere il Gori Wine da parte di Iaccarino, più 5 con rampina al servizio per la Gori Wine. Murato il tentativo di Umek da Norpedo e dalla corte, più 6 per gli uomini di Sturam, sempre con Giacomo Rampin al servizio. Risponde prontamente Umek su una palla molto facile, respinta dalla difesa della Gori Wine. Al servizio la volta di Nikola Ivanovic. Ed è il punto per Gori Wine, siglato da Nedialko Delcev, punto numero 19 in questo terzo set. Giuseppe Della Corte al servizio. Esce Giuseppe Della Corte, entra Eugenio Tassan che pertanto prende il suo posto e va direttamente al servizio per la Gori Wine. Gori Wine che non contiene l'attacco da parte del numero 1 dello Sloga Tabor, Luis Vatovac, che porta a casa il punto numero 14. Servizio per i triestini, Samuel Princi. L'attacco della Sloga Tabor sporcato dal muro della Gori Wine per il punto numero 15. Sempre Princi al servizio. E fuori il tentativo di recupero da parte dello Sloga Tabor su una palla insidiosa messa da Nedialko. Si porta al più 5 la Gori Wine, sempre con Nedialko Delcev al servizio in questo momento.
va a toccare il muro, l'attacco triestino che quindi riconquista il possesso della palla. David Umek al servizio. Palla, invasione da parte di Umek, punto numero 21 per la Gori Wine. Cambio per la Gori Wine, esce Giacomo Rampin ed entra Marco Cecutti. Al servizio Marco Norvedo. Non riesce l'attacco di Iaccarino. Punto numero 22 per la Gori Wine con Marco Norvedo al servizio. E fuori l'attacco, il tentativo d'attacco di Tornando. Marco Norvedo. Punto. Palla non contenuta dalla Svaga Tabor, punto numero 24 per la Gori Wine con Marco Norvedo, che adesso serve per il match. Muro vincente. Umek, facciamo la premessa che non è andata tanto male rispetto, insomma, avendo visto un po' tutte le partite qui in casa. Bisognerebbe però forse passare dal diesel alla benzina, perché il primo set per voi è sempre pietoso, il secondo e terzo invece si vedono delle belle azioni. Sì, il primo set abbiamo avuto un impatto un po' a rilento e niente. Abbiamo avuto invece nel secondo e terzo set alcuni sprazzi di un bel gioco, abbiamo tenuto anche lunghe azioni contro una squadra che è nettamente più forte di noi. Dobbiamo continuare su questa strada a cercare di migliorare sempre. In qualche momento eravate anche in vantaggio, seppur di breve durata, però insomma alcune squadre neanche questo sono riuscite. Sì, questa è stata la parte più positiva della partita. Con questa intensità dobbiamo giocare anche con squadre alla nostra portata, così da poter giocare bene tutte le partite. Senti, noi c'è una curiosità anche un po' personale. Tuo papà è uno di quelli che fa, è tra i tifosi più sfegatati. A casa cosa dice poi? Perché è una curiosità che vedendolo in palazzetto non oso immaginare a casa. Ma mio padre e anche mia madre sono tutti e due entusiasti di queste partite. E niente, mi incitano sempre, mi sostengono. Ogni tanto si arrabbiano però quando fai certe cose. Sì, si arrabbiano in tribuna, ma a casa mi sostengono e se sbaglio qualcosa poi niente di che, non me lo fanno pesare. Decisione domande, se vi abbassate un 10 cm è meglio. Allora, bella partita, secondo e terzo set più combattuto da entrambe le formazioni. Che dire, perché è sempre difficile chiedervi qualcosa, visto che a parte qualche piccola gaffe se vinci sempre. Beh sì, questa partita
sapevamo che dovevamo giocarla in vista del grosso impegno che ci aspetta la prossima settimana. Nonostante tutto, sì, il primo set, come hai detto tu, ci siamo imposti bene, gli altri due un po' più a singhiozzo, abbiamo fatto difficoltà a trovare dei meccanismi che il primo set ci sono funzionati meglio, però abbiamo fatto il nostro, insomma. Rampin, qua. Allora, dai, parliamo dell'8 marzo. L'8 marzo è una partita che ci aspetta, è impegnativa. Ci siamo allenati tutto l'anno aspettando questa partita, che insomma ci rode, è l'unico punto perso, l'abbiamo perso in casa loro. E quindi siamo pronti, siamo arrivati prontissimi, abbiamo fatto il nostro fino adesso. E vediamo di affrontarli e speriamo, insomma, di portare a casa 3 punti e la vetta che secondo me, per il lavoro che abbiamo fatto fino adesso, ci meriteremo. Allora, abbiamo capito, perché la partita non è l'8, se non sbaglio è il 10, ma l'ho dell'8 marzo, abbiamo capito che lui ha glissato. È giovedì l'8 marzo. L'8 marzo. Hai glissato. Ah, ok, no, mi hai fregato. No, ammetto il mio errore. Ormai è troppo concentrato sul 10. È troppo concentrato, no, non vede altro. Il 10, sì. Cos'è? Festa delle donne l'8 marzo? L'8 marzo cosa fate? Spero di uscire con l'amorosa. Ci alleniamo l'8 marzo, giovedì. Prima. Tutti in palestra con le morose a allenarci. Mi vedrò con Rampin qua, lo porto fuori a cena un po'. Scelta romantica dopo allenamento. E basta, niente. Siamo qui, sempre qui in palestra ormai, è la nostra passione, andiamo avanti così. Buona visione delle partite della Prata Volley da Alta Badia, Gioiellerie Orologerie Basso, Demar, Pizza Mania Prata di Pordenone, Cucine 90, Folladore, Il Chicco e la Spiga, Orchidea Fiori e Idee a Prata di Pordenone, Cantieri Marina San Giorgio S.P.A., Cattolica Assicurazioni, sedi di Oderzo, Treviso e Belluno, Gori Wines, Passerotto, Viteria 2000, Viteria ed Utensileria.